Io sarò brevissimo ovviamente perché voi aspettate gli illustri relatori ed è giusto così. Io li saluto, voglio esprimere solo la mia soddisfazione per avere voi qui, per avere i relatori, per poter mettere a disposizione la Biblioteca Nazionale per una discussione che sarà sicuramente di altissimo profilo. E noi abbiamo necessità, noi lucani, noi della Basilicata, abbiamo necessità di discussioni di alto profilo. Abbiamo necessità perché spesso noi non siamo così modesti, così come ci dicono, che non crediamo neppure in noi stessi. A me pare che i personaggi di cui questa sera vedo gli atti è noto forse ai più, Don De Luca era meno noto, ma ora anche su di lui da anni si studia, si discute, si dibatte, dimostra che anche dalla Basilicata possono emergere figure e contributi di livello almeno nazionale. La Biblioteca Nazionale, Giovanni Casaletto, che, di cui io non sono il padrone, perché insomma noi siamo meno male, pro tempore, poi insomma altri spesso, spero per lungo tempo, si avvicenderanno qui in questa piccola responsabilità, ma che però può svolgere anche un ruolo positivo appunto per contribuire ad innalzare e ad approfondire una discussione che è sempre utile e sempre importante. A questo proposito, e concludo, io vi annuncio anche qui con molta soddisfazione che dopo una lunga e piacevole trattativa con l'avvocato Marotta, durata circa un anno e mezzo, da qui a credo alla fine dell'anno una sezione staccata dell'Istituto Filosofico di Napoli avrà sede qui nella Biblioteca Nazionale di Potenza. Grazie alla sensibilità dell'avvocato Marotta, alla sua grande, straordinaria, come dire, generosità di intellettuale meridionale, noi speriamo di poter continuare a offrire come Biblioteca Nazionale questa sede perché si possa continuare appunto a fare un dibattito che esca un po' dalla provincia e che ci aiuti a sintonizzarci, non dico con l'Europa, ma almeno col Paese. Grazie.